La difficoltà che può incontrare un regista è non riuscire a comunicare, ma non entrare proprio nell'anima di quello che voleva scrivere lo sceneggiatore, diciamo, però può comunque reinterpretarlo. Ma se manca qualcosa il giorno delle riprese può essere un ostacolo. Non sapersi adattare alle situazioni, cioè alle difficoltà che vengono su set. Cioè, portare l'idea così com'è pura sullo schermo. Io ho assistito a tutti i 13 cortometraggi, è stato veramente bello. Ci sono stati dei momenti in cui tu capisci come pensa una persona, capisci anche la sua empatia verso le altre persone, quindi è veramente bello questo. E poi soprattutto ti porta a casa molta soddisfazione. Sono orgogliosa di quello che ho fatto. Ma fino all'ultimo non sai gli imprevisti che ti possono capitare. E questi imprevisti fanno parte del bagaglio, dell'esperienza, che più imprevisti avrai, meglio è per te, perché più sarai in grado di affrontare tutto. La mia attrice, dato che la sceneggiatura è stata cambiata il mattino stesso delle riprese per vari problemi, ha dovuto in mezz'ora imparare come spruzzare una dose di eroina. Ed è stata molto brava a farlo, devo dire. Scegliere la location vicino all'aeroporto perché ogni 2x3 c'era storia che partiva e dovevano fermare gli attori e stoppare tutto e fare da capo quando il film era passato. Ho realizzato quello che pensavo di poter realizzare scrivendomi all'Accademia. Arrivi a casa che sei felice di quello che hai fatto. Una figata, cioè penso che proprio questo mestiere, da un punto di vista umano, sia uno dei migliori al mondo. Avere a che fare con tante persone, provare anche a coinvolgere il proprio sogno, In questa accademia ci potrei anche stare tutta la vita.